sia lodato Gesù Cristo. Carissimi figlioli, c'è un solo posto dove Gesù nasce. Siamo al sesto giorno della novena del Natale, detta anche di Gesù Bambino. Qui siamo nella cappella del piccolo Gesù, quindi sono i giorni più belli da vivere qui, ecco, in questa cappellina. E ringrazio anche le nostre suorine. La terza parte delle suorine, sono tre parti delle nostre figliole della Compagnia di Maria. La prima parte è quella che viaggia in missione con me, la seconda parte è quella che cucina ai seminaristi, ma non solo, e la terza parte è quella di quelle che stanno qui. Hanno preparato con grande gusto, sensibilità, estetica analoga a quella del sottoscritto questa cappellina così bella. Ecco, e le ringrazio. Dicevo, c'è un solo posto dove Gesù nasce. Qual è questo posto dove Gesù nasce? Qual è? Betlemme. E tu, Betlemme, non sei davvero il più piccolo tra i capoluoghi di Giuda. Da te nascerà il dominatore di Israele. Supponiamo che ci sia stato chi, interpretando le scritture a modo proprio, abbia voluto andare non a Betlemme, in quella lontana, però sempre vicina notte di Natale, ma che ne so io, a Giaffa, sempre lì in Palestina, no? Oppure a Gerusalemme o a Nazareth, avrebbe trovato Gesù bambino? Certo che no. Questi sono gli unakum. Vogliono trovare Gesù dove non c'è. In questi giorni, con la pubblicazione dell'infame dichiarazione, non c'è altro aggettivo da dare a questo documento, infame dichiarazione, così io la ritengo, voglio dire, la fiducia supplicans dei due compari di Satana, Bergoglio Fernandez. Io ho sempre avuto chiaro, quando è stato nominato, che andava lì per prendere, direi, quasi il posto di Bergoglio. Non credo che prenderà il posto ufficiale dal punto di vista proprio del cosiddetto Papa. Però è lì che lavora la mente, capito? Bergoglio è il cuore pulsante. Fernandez è la mente, non da ora, è da quando era a Buenos Aires che Bergoglio si appoggia su questo povero uomo che è stato indagato dalla Congregazione per la dottrina della fede come eretico ai tempi del cardinale Newell. Non so se vi rendete conto. Un eretico o uno che è in fumo, in odore di eresia, che diventa prefetto. Quindi posso sempre blasferare, giusto? Ecco, allora, questa dichiarazione sta ancora di più spaccando la Chiesa, ma noi dobbiamo stare attenti, noi del piccolo resto, vi spiegherò perché. Sta spaccando la Chiesa perché, come ho detto stamattina, e spero che in questi giorni, ma i numeri dicono così, seguiate Santi e Caffè, stamattina ho detto appunto che c'è una reazione ampia a livello planetario, in cui per esempio diverse conferenze episcopali dell'Africa, in particolare Zambia, Malawi o Malawi e Nigeria, se non ricordo male, tutti i vescovi hanno detto che non va bene questa dichiarazione perché va, e qui il punto, miei cari figlioli, contro la parola di Dio e contro la tradizione. Dunque è un documento impossibile. Può averlo firmato il Papa questo documento? Non lo so io. Gli unakum sono del tutto accecati. E quando stamattina io ho citato un paio di questi, uno di questi, che ho definito unakumetti, ha ringraziato. Ora lo tengo d'occhio io, eh? Li tengo d'occhio, perché sono la parte finale di questo iceberg malefico che sta dando forza a Bergoglio. Non lo vogliono. Non vedono l'ora che muoia, no, lo critica ad ogni passaggio, però vanno a messa in unione con lui. Non lo trovate ipocrita tutto questo? Ve ne do un saggio. Scrive: il Don, parlando per me, mi ha citato nella sua catechesi del mattino definendomi un acumetto. Ringrazio il delatore di turno per la sua segnalazione, perché questo dimostra ancora una volta la pochezza, scrive, l'inconsistenza di questi settari. Settari siamo noi, non loro che seguono uno che Papa non è e sta distruggendo la fede cattolica e sta andando contro il Vangelo. No, siamo noi settari che rimaniamo fedeli alla tradizione. No, dicono, ma anche noi rimaniamo fedeli. Sì, ma siete con lui a messa.
che fanno parte di quello che definiscono abusivamente piccolo resto cattolico, ma che purtroppo per loro è soltanto un piccolo resto di eretici. Ecco, ipse dixit, l'ultimo laico arrivato sul pianeta, detta legge, siamo tutti eretici noi del piccolo resto. Vediamo perché siamo eretici. Siamo eretici perché non andiamo a messa in unione con il falso papa, con gli eretici. Come funziona? Scusate. Conclusione. Attenti alla conclusione. Il vero piccolo resto cattolico sarà quello che si formerà quando saranno cambiate le parole della consacrazione eucaristica ad opere che disgraziate queste anime. A parte il fatto, lo dico io che ne sono coinvolto da 17 anni, sono stato coinvolto in questo, a parte il fatto che le parole della consacrazione, almeno in italiano, sono state già cambiate da anni, no? Provobis et promultis et fundetur, in italiano è divenuto versato per voi tutti, quindi è stato cambiato. Ma vedete come sono accecati? Ma non capiscono, anzi non vogliono, che noi sosteniamo un'altra cosa. Sosteniamo che le messe in unione con uno che papa non è, non sono valide. Ce lo inventiamo noi? Loro dicono sì, sì. Loro, questi unacumetti, dicono sì. Questo si chiama Angelo Veuel. Dicono che ce lo inventiamo noi, non c'è scritto. Ah sì? Non c'è scritto. Ignoranti e presuntuosi. Ignoranti e presuntuosi. Perché c'è scritto. E dove è scritto? Nella niente meno che enciclica Ecclesia de Eucaristia, o Eucaristia più esattamente, scritta da Giovanni Paolo II, sulla quale, come ho fatto tantissime altre volte, ma qui bisogna combattere, capite? Come i soldati italiani al fronte austriaco, sempre sullo stesso fronte, sempre, continuamente, perché sono loro il vero problema ormai. Bergoglio si è fatta la sua chiesa, quella di Lucifero, quella di Satana, e questi ci vanno dietro. No, io volevo farvi sentire un commento di un certo Giuseppe Panettiere in questo Angelo Veuel, che conosco bene. Questo è quello che in anni passati mi chiamava Lutero 2.0. Sentite l'astrusità stupida e banale di quest'uomo. Sentite cosa scrive a commento. Si lamenta, parla di me, che Monsignor Viganò non lo considera. Io veramente non mi sono lamentato. Anzi, lo trovo persino positivo. Ho detto che questo deve far riflettere, è una cosa diversa. Non ho alcuna intenzione, a partire da un certo momento che non vi dico quale, di collaborare con uno inquietante e enigmatico come Monsignor Viganò. Ma questa è un'altra cosa su cui interverrò successivamente. Si lamenta che Monsignor Viganò non lo considera. Ascoltate, è certo, non può mica andare dietro a chi, a parte che non sa scrivere anche italiano, comunque, a chi semina teorie eretiche, allontana anime dalla Santa Messa. Eccolo, l'inganno del diavolo. Sono veramente dei disonesti. Io allontano le anime dalla Santa Messa. Ma c'è qualcuno in Italia che sa radunare il 8 dicembre a Milano 1000 persone e a Bologna il 7 ottobre 4000 persone, tutte a farsi la Santa Comunione, tranne i divorziati e gli sposati, che ce ne abbiamo tanti tra di noi e che mai e poi mai si accosterebbero all'Eucaristia? Però io allontano dalla Santa Messa. Come si fa? Cercano Gesù non a Betlemme, lo cercano altrove, ma non vanno a Betlemme. Conclusione, la Madonna stessa non apprezza il suo operato, lo dice lui, oh, ma scherzate, Angelo Veuel e Giuseppe Panettiere, ci manca il terzo e fanno i re magi. Ma state scherzando, autoritates supreme, ma state scherzando. La Madonna non apprezza il suo operato, allontana gente da suo figlio, io allontano la gente da suo figlio, no Bergoglio, io. Il problema non è Papa Francesco, non lo sopportiamo, lo vogliamo morto, no, non è lui il problema è Dominus Deus, allontana gente da suo figlio. Ecco qui adesso, c'è il finale che è come il colpo, il botto, sentite un po' che altezza teologica e dottrinale, ma perché io penso che Fernandez se leggesse queste cose mi chiamerebbe a lavorare lì. Sentite il finale, degli unacumetti, a quale livello infimo sono ridotti, sentite il finale, Inoltre Bergoglio non c'entra niente con la messa. Attenti, non essendo papa non si può essere in comunione con qualcosa che non esiste. Un momento, fatemi capire. No, io qui veramente impazzisco.
Siamo alla follia totale o impressione mia, Giovanna? Aiutatemi, perché io dove trovo la gente che non sa ragionare, pur avendo uso della ragione, mi incavolo. Un momento, lasciamo stare la Madonna, non apprezza, allontana dalla messa, tutte quelle cose personali di cui renderà conto a Dio, perché se ci azzecca, vabbè, se non ci azzecca è a rischio se non chiede perdono per il sacrificio che sto pagando. Lasciamo stare questo, andiamo al contenuto. Inoltre Bergoglio non c'entra niente con la messa, perché io che cosa dico? Non si va a messa in unione col cosiddetto Papa Francesco, perché Papa non è, a parte il fatto che è eretico, apostata, anche se fosse Papa, il solo fatto che è eretico ti dovrebbe già spingere, lo dice la Chiesa, a non andarci a messa. Per giunta non è il Papa, con chi caspita esprimi questa comunione? Bergoglio non c'entra niente con la messa. Sentite il finale, ve l'ho letto poco fa, gustatevelo di nuovo. Non essendo Papa, non si può essere in comunione con qualcosa che non esiste. Allora proviamo a ragionare noi. Inoltre Bergoglio non c'entra niente con la messa. Come non c'entra niente? Questi una cum dicono che l'errore nostro è sostenere che Bergoglio non è il Papa. Ergo, se 2 più 2 fa 4, per una cum Bergoglio è il Papa. Giusto? E il Papa c'entra o non c'entra con la messa? E perché dicono no? Allora come si fa a discutere con questi insani di mente? Mi dite voi se non sono loro il vero problema da cui Bergoglio trae forza, sì o no? I unacum sono il vero problema, fidatevi di me. L'orgoglio farisaico, l'ipocrisia che hanno è semplicemente diabolica e irrazionale. Inoltre Bergoglio non c'entra, perché hanno deciso loro, perché anche se non fosse il Papa la messa è lo stesso valida, basta che ci sia il sacerdote, il pane, il vino e le formule e la formula della consacrazione. Non è vero, glielo spiattello in faccia, ma anziché avere l'umiltà di dire un momento, sta dicendo questo, io ce l'ho, chi mi conosce lo sa, nonostante appaia, perché devo esserlo, così intraprendente, feroce nell'azione pastorale, perché devo esserlo, come Sant'Atanasio, se fossi Peppe Nappa non potrei. Ma chi mi conosce bene sa quante volte io mi metto in discussione, sa quante volte io chiedo, le sorine lo sanno, le figlie spirituali mie della prima ora lo sanno, al telefono, di presenza, ma senti, io ho detto questo, ma tu che dici? Oppure a volte senza chiederlo dico al Signore, vi rivelo cose mie personali, perché il momento è delicato, vedere Padre Livio approvare e promuovere la supplica, la fiducia supplicans, mi sconvolge, mi inquieta, mi mette paura, perché dico, ma qui nessuno si salva? Siamo forse destinati questa generazione a essere tutti perversi e pervertiti? Non lo so io, uno come Padre Livio, ma Orsola, ti dico figlia mia, io qui interagisco con voi perché non ci vediamo da tempo, quindi mi piace interagire. Tu e io sappiamo quanto abbiamo voluto a Padre Livio, bene a Padre Livio, vero? Te lo ricordi che io ero a Bocca di Falco nei primi anni 2000, parlavamo di Giovanni Paolo II, leggevo i libri di Ratzinger, è vero o no? Allora lì a Bocca di Falco parlavamo del Vangelo, però se non dovevamo parlare del Vangelo parlavamo di Giovanni Paolo II, dei libri del Cardinale Ratzinger che io leggevo ai fedeli il mercoledì, se non ricordo male, mercoledì dopo la messa leggevo i libri del Cardinale Ratzinger e poi non si faceva altro che dire Padre Livio, Radio Maria, Radio Maria, Padre Livio. Padre Livio è impazzito. Fiori cari, Padre Livio è impazzito, in due modi può essere impazzito. Il primo che gli auguro, ha perso proprio la testa, allora magari si salva. Il secondo peggiore, è impazzito volutamente. Lui giustifica il documento infame, Padre Livio. Cioè siamo alla follia totale. Allora, io adesso porterò testimonianza che questi unacumetti si sbagliano, sono presuntuosi e orgogliosi, ma non ascoltano. Questo tale Giuseppe Panettiere, che è siciliano, scrive, lo rileggo per la quarta volta perché è proprio gustoso quello che scrive, ti piace ascoltare. Dunque, la Madonna non apprezza il suo operato, parla di me, allontana gente da Sofia, inoltre Bergoglio non c'entra niente con la messa, non essendo Papa non si può essere in comunione con qualcosa che non esiste. Scusa, ma tu perché vai a messa in unione con Papa Francesco? E ritieni che sia valida? E io rispondo con un documento della Chiesa,
Che non me lo invento io, caro Angelo Bewell. Hai di che scrivere sul Don Minutella, che è eretico, settario, il tuo collega di viaggio Giuseppe Panettiere, che scrive che io, la Madonna, non può apprezzare il mio operato, allontano la gente, eccetera, eccetera. Io comunque, rispetto ai vostri pensieri saputelli, vi cito Giovanni Paolo II, Ecclesia di Eucaristia. Nella quarta parte, a proposito del tema della comunione nella Chiesa, c'è un numero da imparare a memoria ed è il numero 39. Lo leggo. Può darsi che glielo scrivo ora nel suo profilo, glielo mando. 39. Aspettate che lo prendo. Eccolo qui. Leggiamo. Inoltre, c'è un inoltre che riprende Giuseppe Panettiere. Giuseppe Panettiere diceva, inoltre la messa con Bergoglio, inoltre, dice il Papa, per il carattere stesso della comunione ecclesiale e del rapporto che con essa ha il sacramento dell'Eucaristia, le capite queste cose? La messa è espressione somma della comunione ecclesiale. Non c'è Eucaristia se non c'è comunione ecclesiale. Lo capite questo? È un passaggio teologico decisivo che questi quattro ignoranti unacumetti ignorano e fanno i maestri, perché noi siamo eretici e settari, siamo noi eretici e settari, perché ci appoggiamo al Magistero, è così ormai. Va ricordato che il sacrificio eucaristico, pur celebrandosi sempre in una particolare comunità a Enna, a Treviso, a Bergamo, a Brindisi, a Sassari, dovunque si celebri, non è mai celebrazione di quella sola comunità, è il Papa. Essa infatti, ricevendo la presenza eucaristica del Signore, riceve l'intero dono della salvezza e si manifesta così, pur nella sua perdurante particolarità visibile, come immagine della Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Cioè ogni comunità cristiana manifesta l'intera comunione ecclesiale di tutta la Chiesa. Come? Qual è l'elemento con cui oggi qui questi quattro settari eretici manifestano la comunione o manifesterebbero la comunione con tutta la Chiesa? Qual è l'elemento? Non è difficile. Ditemelo, la menzione del Papa, perché come lo Spirito Santo è principio invisibile della comunione ecclesiale, il Papa è principio visibile della comunione ecclesiale. Quindi una comunità cristiana che sta celebrando l'Eucaristia a Lampedusa si manifesta in comunione con tutta la Chiesa nel momento in cui dice a Dio Padre, niente meno, ti offriamo questo sacrificio in comunione con il nostro Papa Benedetto. Lì c'è la comunione di tutta la Chiesa. E se invece cito Totò, o Peppino De Filippo, o Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, che comunione esprimo? Lo capiscono o no questo? Sì, Giovanna, lo capiscono. Qua è la rabbia. Si sono intestarditi. Non è finito, perché c'è il passaggio più importante ora. Vediamo se lo trovo subito, perché devo chiudere. Eccolo qui. Ogni, qui mi sembra di doverlo sottolineare con solennità, ogni valida. Celebrazione dell'Eucaristia esprime l'universale comunione con Pietro. Lo ripetiamo insieme, lo dico prima io e poi lo ripeto insieme. Ogni valida celebrazione eucaristica, ripetiamo. Ogni valida celebrazione eucaristica esprime la comunione con Pietro. Esprime la comunione con Pietro. Ripeto io e voi di nuovo. Ogni valida celebrazione eucaristica. Ogni valida celebrazione eucaristica esprime la comunione con Pietro. Esprime la comunione con Pietro. Tiriamo le conseguenze e concludo. Dunque, se non c'è comunione con Pietro, c'è col Papa, la celebrazione eucaristica, attenti, com'è?
Perché Giovanni Paolo II, che non scrivono i papi documenti così, pesano tutte le parole, avrebbe potuto dire ogni autentica celebrazione eucaristica, giusto? E quindi il contrario è inautentica, però è ancora valida. Oppure avrebbe potuto dire ogni degna celebrazione eucaristica, e quindi dove manca la comunione col Papa, al limite è indegna. Quale aggettivo adopera Giovanni Paolo II? Quindi ogni messa che non è in comunione reale col Papa è una messa? Tacete unacumetti! Tiratevi fuori, pregate, mettetevi in ginocchio, vi perdete l'anima! Stanno rovinando la Chiesa. Presuntuosi sono. Poi non parliamo delle donne, la Dorotea Lancellotti, dovreste ascoltarla. È una maestra, la ospitano i francescani dell'Immacolata, lei sa tutto, lei conosce tutto, lei decide tutto. E questo documento, ma che ti importa del documento? L'importante è che Dominutella non abbia ragione. E qui c'è la stretta di mano tra Bergogliani e Unacum. Io concludo. La formula, in unione con il nostro Papa Francesco, per chiunque la celebri, per chiunque la pronunci, il sacerdote che la dice e i fedeli che gli assistono, è un incantesimo satanico. Non c'è altro da dire. Gesù nasce a Betlemme, non altrove, solo lì lo troviamo. Né a Nazaret, né a Gerusalemme, a Natale. E Unacum se ne facciano una ragione. Carissimo Giuseppe Panettiere, la Madonna non è affatto triste di quello che stai facendo, è triste per il vostro comportamento, siete ignoranti e presuntuosi, tu poi meriti il premio Nobel. Scrivi cose del tutto insensate e mi fa piacere che il tuo amico Angelo Veuel, pur di venirmi contro, ti ospiti, perdendo peraltro così anche lui molta quota, perché effettivamente non si capisce manco quello che scrive. Ogni valida celebrazione dell'Eucaristia con Pietro, che è il Papa. Se Bergoglio non è il Papa, e non lo è, che comunione è? Invalida. La celebrazione eucaristica è perché il contrario di valida è invalida. Va bene? Ecco, io li fronteggerò volentieri a lungo questi Unacum, si squaglieranno come il gelato sotto i raggi del sole augustano. Già sono squagliati, perché in cuor loro sanno che diciamo il vero, sanno che stiamo gridando la verità, perché quando anche fosse Papa, che razza di comunione si esprime con lui? Se sei in comunione col Papa, allora devi approvare le benedizioni di Ei. Angelo Veuel, sei contraddittorio in te stesso, sei schizofrenico, te ne vai a messa in unione con Papa Francesco che esprime la messa valida e poi contesti la benedizione delle coppie gay. No, mi dispiace, devi essere obbediente al Papa, devi essere in comunione col Papa, sicuramente Papa Francesco aveva pregato a lungo, sicuramente Papa Francesco ha invocato lo Spirito Santo, lui è il Papa, la grazia di Stato, al Papa basta uno schiocco di dita. Quante volte i papi, dovendo prendere una decisione, se ne sono andati in cappella, hanno pregato passeggiando per i giardini vaticani, hanno trovato la soluzione. Mica il Signore li abbandona a se stessi, è il Papa che vuole quello. E se tu, Angelo Veuel, scrivi di Padre Livio, scrivi dei vescovi africani che si oppongono, scrivi di Monsignor Viganò che si sta ribellando e poi te ne vai a messa in unione con Papa Francesco, sei uno schizofrenico, sei lacerato dentro, non ha senso quello che fai. Non è una formula qualunque l'espressione in unione con il nostro Papa, è decisiva. Lo dice Giovanni Paolo II, numero 39 dell'Ecclesia dell'Eucaristia. Non è una farcitura come le ciliegie sulla torta con la panna. È la panna stessa, anzi è la torta stessa, è decisiva quella formula in unione con il nostro Papa. Sapete che nella messa c'è il momento in cui il sacerdote prende il frammento di Eucaristia e la mette dentro il calice, lo sapete, no? Io non ho mai capito questo gesto. Tra le tante interpretazioni, una delle quelle che a me piace tantissimo è che il sacerdote celebrante, prendendo quel frammento e gettandolo nel calice, sta visivamente esprimendo la comunione col Papa e quindi con tutta la Chiesa. Bella come interpretazione. Angelo Veuel, di al tuo amico Giuseppe Panettiere che prima impari a scrivere in italiano
e poi prova casomai a interagire da pontefice dicendo che io offendo la Madonna e allontano i fedeli dalla messa. No, fate bene voi ad andare in messa, a messa in unione con uno che Papa con è, non è, ed esprimete la comunione con lui. Conclusione, ogni valida celebrazione eucaristica esprime la comunione con Pietro, e quindi se non c'è la comunione con Pietro è invalida. Ed allora ecco che cosa meritano. Guardate che cosa gli scrive una tale a questo un acumetto, guardate dove, non so se è stato cancellato, vediamo un po', sì, è stato tolto, certo, non gli va a genio, c'era un bellissimo, aspettate un momento, vediamo se mi sbaglio, sì, l'ha tolto, vedete quanto sono intelligenti. Siccome c'era un messaggio che mi ha colpito molto a questo Angelo Veruel, in cui una tale gli diceva, ma siete proprio ipocriti, quindi tu attacchi Papa Francesco nelle sue scelte, però ci vai a messa. Non ti pare di essere falso con te stesso? Sono falsi con se stessi. E ora sono arrabbiati perché loro avevano fatto i conti con senza l'oste, rassicurati da fonti interne alla Don Nicola Bux, che è quello che ancora oggi invita a non seguirmi, arrabbiato che ha perso la sua battaglia perché mi ha scritto resterai solo. Rincuorati da figure trasversali come Burke, eccetera, pensavano di tirare a lungo stringendo i denti fino a che non finisse Bergoglio, perché tanto col prossimo conclave si risolveva tutto. Stanno capendo che niente, non ce ne esce niente, perché dopo Bergoglio ne viene anche uno peggio. E allora? Ora si rifugiano nel misticismo. Quando verranno cambiate le parole della consacrazione, allora la messa non sarà più valida, hanno deciso loro. Nel frattempo il Papa Giovanni Paolo II ha detto che invece la validità è data dalla comunione col Papa. No, ha ragione Papa Angelo Veruel, ha ragione il prefetto della fede Giuseppe Panettiere, loro hanno ragione, non il Papa Giovanni Paolo II, che Dio li perdoni. Noi continuiamo il nostro cammino, andiamo verso Betlemme, dove nasce il Signore, per adorarlo. Rimaniamo uniti più che mai e avanziamo in questo cammino di fede. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre.